Ben ritrovati amici, oggi vi parlerò di una notizia che mi ha particolarmente scioccata. Scherzi a parte, prima di iniziare riassumo la comunicazione che ho dato qualche giorno fa. Oltre ai miei soliti video, da quest'anno ne usciranno molti altri che avranno questo nuovo formato e questo nuovo tipo di copertina. Questi video, richiedendo molto meno tempo di editing, mi permetteranno di parlare di tante notizie, tanti argomenti che usando il formato classico di video non riuscirei a trattare. Tranquilli, continueranno ad uscire anche i soliti video che ben conoscete. Questa è una cosa in più e li riconoscerete subito dalle copertine differenti e dal fatto che come background avranno dei gameplay. Bene amici, e ora andiamo all'argomento di oggi. Torniamo a parlare della tematica incel. Se volete approfondire l'argomento trovate questo mio video nel quale spiego per filo e per segno di cosa si tratta. In breve, gli incel sono tutte quelle persone che vorrebbero avere una relazione affettiva con un'altra persona ma per vari motivi psicologici, estetici non riescono ad averla. E come poter raggiungere questo obiettivo? Semplice, maxando, ovvero potenziando al massimo alcuni aspetti della propria vita. L'estetica, ovvero look maxare, andare in palestra, farsi un ventaglio di capelli, tatuaggi, abbronzarsi. Il denaro, money maxare, in poche parole diventare ricchi. E sì, oltre alla sicurezza in se stesso, a Flavio Briatore avere due soldi in tasca potrebbe averlo aiutato. Infine abbiamo lo status, ovvero status maxare. Raggiungere ruoli di prestigio, dalla politica alla musica, dal cinema all'avere più banalmente un canale YouTube di successo. Da tempo però nella community incel si è diffuso anche un altro termine, transmaxare. E cosa significa? Beh, letteralmente significa cambiare sesso e puntare a raggiungere il miglior livello estetico possibile con il nuovo corpo. Questo poiché, come gli stessi dati che vi ho mostrato nel mio video, nella società attuale le ragazze hanno oggettivamente più occasioni, più possibilità rispetto ai ragazzi. Ed è così che numerosi ragazzi incel stanno transizionando all'altro sesso, nonostante non soffrano di disforia di genere, ovvero senza che vi sia un oggettivo problema di dissonanza tra la loro mente e il loro corpo. È semplicemente un modo per provare ad avere finalmente una vita affettiva. E se tutto questo a quasi tutti noi pare assurdo, inconcepibile, ci dice invece molto su quanto grave sia il problema della solitudine, del sentirsi inadeguati all'interno della società e impossibilitati a vivere un aspetto fondamentale del nostro essere umani. L'idea e i presunti benefici del transmaxing sono spiegati nel dettaglio in un manifesto di 77 pagine che ha fatto il giro della rete. Dalla possibilità di attrarre ragazze lesbiche e bisessuali al semplice fatto di invertire la perdita di capelli e avere una pelle più morbida e senza acne, oltre ai vari privilegi che vi ho mostrato in quest'altro video, ad esempio le tasse universitarie più basse. Anche avere accesso agli sport femminili viene menzionato tra i vantaggi, e di casi ne abbiamo visti parecchi negli ultimi anni. L'altezza è poi un altro elemento sul quale viene posto l'accento. L'autore di questo documento, il Transmaxing Manifesto, un ragazzo oggi diventato ragazza, afferma di essere un ragazzo carino, ma che la sua bassezza di 1,76 m è stata tra i motivi del suo essere incel. Ma io su questo ho i miei dubbi: se una ragazza vi scarta poiché ritiene che 1,76 m è troppo basso, beh, non avete perso nulla. Secondo numerosi studi e sondaggi è però vero che un ragazzo basso ha altissime possibilità di essere rifiutato a prescindere dalle ragazze, che in molti casi considerano il 1,80 m come altezza minima accettabile. Se quello stesso ragazzo basso diventasse però una ragazza, beh, il discorso cambia. Nelle ragazze infatti essere basse non è affatto considerata una caratteristica negativa. Attenzione però, non è detto che se siete Jumbo Drillo e transizionata femmina, beh, automaticamente diventiate Emilia Clarke. Io l'ho detto scherzando, però il discorso è serio. Se la vostra unica motivazione a intraprendere un lungo e difficile percorso di transizione non è trovare una pace interiore, ma una persona che si attratta da voi, beh, pensateci bene. In questo documento vengono riportati e mostrati numerosi casi di transizioni veramente incredibili, di ragazzi diventati bellissime ragazze, ma purtroppo ci sono anche molti casi nei quali invece il passaggio non ha questi risultati così positivi. Sia chiaro, viviamo in un mondo spietato, una società che impone canoni estetici che di fatto, complici certe app e i social media, ha creato una categoria di persone che ogni giorno ha un'avventura differente trovata su Tinder, e un'altra categoria di ragazzi che alla soglia dei 30 anni va a prostitute per lavare via la propria verginità, vissuta come fosse una vergogna. Il fatto però che esistano queste due categorie di opposti
opposti non significa che nel mezzo non vi sia nulla, anzi, nel mezzo continua ad esserci la grande maggioranza delle persone, gente che non ha un'avventura diversa ogni sera ma che ha comunque assolutamente una vita affettiva normale e gratificante. Se il vostro obiettivo poi è trovare una persona valida con la quale condividere la vostra vita, i momenti belli ma anche quelli difficili, io vi sconsiglio di cercarla tra le avventure di Tinder o le modelle di OnlyFans. Ma questo è un mio consiglio. Prima di ricorrere a metodi drastici come transmaxare per uscire dalla propria condizione di incel, io proverei a massimizzare il mio aspetto estetico e le mie abilità sociali. Fino a quando si tratta di cambiare genere sulla carta d'identità per avere certi vantaggi femminili come la custodia dei figli o la pensione anticipata, questo è un conto, ma intraprendere un percorso di transizione vero e proprio senza che si soffra di disforia di genere, questo può portare molti più danni che benefici. Bene amici, direi che per questo argomento è tutto e noi ci vediamo alla prossima!